Ciao artisti e benvenuti su Davide Giochi Channel, arte a 360 gradi. L'argomento di oggi non riguarda il mondo dell'arte, ma ho deciso di parlarne lo stesso, perché credo che sia abbastanza importante per il mondo di YouTube, e voglio darvi la mia opinione a riguardo. Ma prima di cominciare, se volete divertirvi ma allo stesso tempo acculturarvi, iscrivetevi al canale e attivate la campanella degli avvisi per rimanere sempre aggiornati. L'argomento in questione è la pratica del iscritto ricambi, internazionalmente conosciuta come sub for sub, vale a dire quel metodo di procurarsi iscritti per il proprio canale iscrivendosi al canale di qualcuno chiedendo a questa persona di fare altrettanto con il nostro. Ammetto che prima del 2016 non conoscevo questa strategia, a quel tempo ero solo un fruitore di contenuti ma non un creatore. Seguivo e seguo tuttora un ragazzo che porta gameplay di videogiochi retro. Approfitto di questo video per salutarlo. Ciao Luca! Il gioco in questione era Dracula, la resurrezione, per PlayStation. Un'avventura grafica davvero niente male, che spero di recuperare prima o poi. Ma torniamo all'argomento di questo video. Sta di fatto che un ragazzo scrive un commento sotto al video, chiedendo proprio iscritto, ricambi. Anche Luca replica dicendo no e ti consiglio di smetterla. Inizialmente non capivo proprio il perché di quella conversazione, ma poi Luca ha deciso di fare un blog dedicato a questo argomento. E adesso anch'io faccio parte di quegli YouTubers che non utilizzano, non approvano e non accettano questo metodo di procacciarsi gli iscritti. Perché? Beh, innanzitutto fatevi questa domanda. Quante sono le probabilità che una persona decida di accettare se non sa chi siete, che tipo di video create, con che frequenza caricate, eccetera. Una persona si iscrive a un canale perché le piacciono i contenuti, per come sono fatti i video, perché trova simpatico il creatore, e così via. Ecco, a tale proposito, facciamo un esempio che mi riguarda in prima persona. Mettiamo caso che una persona, ad esempio una ragazza, arrivi sul mio canale e mi scriva iscritta e cambi. Io, spinto dalla curiosità, vado a vedere il suo canale e scopro che parla di make-up. Io non mi iscriverei mai ad un canale di questo tipo, perché è un argomento che non mi interessa, a meno di non dovermi dipingere il volto per un cosplay, ma questo è un altro discorso. Tra l'altro, varrebbe lo stesso identico discorso se parlassi di moda, perché anche questo è un argomento che non mi interessa. Lo stesso varrebbe se fosse un ragazzo che magari ha un canale che tratta di calcio a chiedermi di ricambiare. Ricordo bene che un ragazzino, presumibilmente quindicenne, mi aveva scritto iscritto ai cambi. Io sono corso nella sua home page per verificare di cosa parlasse. C'era un unico video caricato. Non sto scherzando. Logo. Intendiamoci, se la domanda viene posta in maniera gentile, con educazione e magari con ingenuità, non c'è niente di abominevole. Semplicemente bisogna spiegare a questa persona i motivi per cui questa pratica crea più problemi di quanti non ne risolva. Il discorso cambia quando invece di fare una domanda si dà un ordine, del tipo mi sono iscritto al tuo canale, adesso devi iscriverti al mio. E in questo caso non c'è molto da dire. Questa gente meriterebbe non solo di essere bannata dal canale in questione, ma da tutto YouTube. Comunque, anche nel caso in cui io, persona disinteressata ai contenuti di un determinato canale, decidessi di iscrivermi per ricambiare, diciamo così, il favore, a cosa servirebbe questa iscrizione se tanto poi so già che non andrei mai a guardare quei video? Non è detto che i contenuti siano brutti o di pessima qualità. L'unico elemento da prendere in considerazione è l'interesse. Ecco, a cosa servirebbe cliccare sul pulsante iscriviti? La risposta è semplice. A niente. Certo, arrivati a un certo punto si potrebbe dire di avere un buon numero di iscritti, ma poi il problema si sposterebbe sull'avere poche visualizzazioni e quindi saremmo punto a capo. Fate finta di avere un canale con, diciamo, 10.000 iscritti, così, a caso. Metà di questi si sono iscritti perché amano il vostro canale e metà hanno utilizzato la tecnica dell'iscritto ricambi. Sub for sub, se volete essere più internazionali. Prendendo in considerazione il fatto che anche tra gli iscritti naturali c'è qualcuno che non guarda tutti i video, vuoi perché magari un determinato argomento non interessa o perché non è arrivata nessuna notifica da parte di YouTube. Quante views pensate di poter avere? Secondo me più o meno 4.000 o 4.500, grosso modo, essendo proprio generosi. Un numero molto basso se confrontato con i vostri iscritti. E questo, oltretutto, gioca a vostro svantaggio, perché se l'algoritmo di YouTube nota che gli iscritti non guardano i video o ne guardano 10 secondi quando invece durano 10 minuti, il vostro canale va giù nella graduatoria o ranking, se preferite. I video non appaiono tra i suggeriti, e tutto sta lì a stagnare. Questo vi farà decidere di mollare YouTube.
È più o meno lo stesso discorso dei bot di Instagram e delle loro azioni automatiche per aumentare i followers. A lungo andare, questo potrebbe portare alla disattivazione dell'account o addirittura alla sua chiusura. Purtroppo non esistono formule o bacchette magiche per crescere su YouTube. È un discorso valido per ogni aspetto della nostra vita. Comunque, voi potete anche decidere di usare questa pratica deleteria, almeno in un primo momento. Sappiate però che è considerato spam dalle regole di YouTube, andate pure a controllare. E se lo usate, prima o poi YouTube cancellerà dal vostro elenco degli iscritti tutti i fantasmi, cioè tutti quelli che non guardano i video, non commentano, non lasciano like o dislike e non condividono. Persone inutili per il vostro canale, considerando anche gli account fake che vi siete creati. Perché ve ne siete creati, vero? Dite la verità. Rinunciate agli imbrogli. Ci metterete di più, ma è l'unica strada giusta da percorrere. Intanto è inutile che iscriviate iscritto ricambi a me, perché ho inserito tutte le potenziali frasi spam nella sezione apposita delle impostazioni. Quando posso, vado a controllare, e se vedo frasi di questo tipo, le cancello. E se qualcuno mi dice che devo iscrivermi al suo canale, lo blocco direttamente. Se volete avere un canale e crescere bene, vi consiglio di fare altrettanto. Non come tanti ragazzini che portano live di Fortnite, dando nel mentre la possibilità agli spettatori di fare iscritto ricambi tra di loro. Mamma mia, voglio proprio vedere quanto dureranno. Sia i canali di quelli che offrono questa opportunità, sia di coloro che ne usufruiscono. Comunque, se qualcuno dovesse continuare ad infastidirvi, tanto per rimanere in tema Fortnite, usate questa. Ok artisti, il video finisce qui. Se vi è piaciuto, lasciatemi un like, commentate che mi fa sempre piacere e iscrivetevi al canale. Seguitemi anche sugli altri miei profili social, link nella descrizione. Condividete il video con tutti i vostri amici, familiari e conoscenti e cliccate anche sull'end card. Oh, e se per caso volete che parli di qualcuno o qualcosa in particolare, chiedetemelo. Sono sempre aperto ai video su richiesta. Vi aspetto sempre qui, al prossimo episodio del Davido Giochi Channel. Arte a 360 gradi. Ciao!